La Salernitana per cancellare la brutta sconfitta di Trapani, la SPAL per continuare la sua marcia inarrestabile alla vetta della classifica. Nel turno infrasettimanale del torneo di Serie B si affrontano alla Recchi Salernitana e SPAL, due formazioni che si schierano a specchio con Bollini che conferma le indiscrezioni della vigilia e lancia Zito dal primo minuto al posto dello squalificato Busellato. Rosina è il partner in attacco di coda con Donnarumma in panchina. Semplici rivoluziona la formazione cambiando ben 9 undicesimi rispetto alla sfida vinta col Perugia. In panchina vanno Schiattarella, Floccare e Antenucci. Partono subito forte gli ospiti con Ghiglione che lavora un buon pallone sulla destra e serve al centro. Velo di Zigoni e palla a Finotto che si libera di Perico con una Veronica. A tu per tu con Gomis si fa ipnotizzare dall'estremo difensore Granata che smanaccia il pallone. La reazione della Salernitana è affidata a Rosina che entra in area e conclude. Meret tocca e mette in angolo. Alla mezz'ora la SPAL passa, ribaltamento di fronte, Finotto salta a schiavi e si invola verso la porta dove viene steso in area da Vitale. Calcio di rigore. Sul pallone si presenta Zigoni che spiazza Gomis. Sul finire del tempo, annullato un gol a Vitale per posizione di fuorigioco dell'esterno Granata. Si va negli spogliatoi con la SPAL in vantaggio per 1-0. Nella ripresa, al 33esimo angolo di Rosina, Minala prova la deviazione sotto misura, ma Meret salva. La SPAL raddoppia con il neo entrato Floccari dopo uno scambio con Zigoni ed un primo miracolo di Gomis che non può niente sul tapin vincente dell'ex Bologna. In pieno recupero, la Salernitana accorcia con coda, servito da Sprocati al termine di un'azione personale. Laconico il commento di Bollini a fine gara, che non cerca alibi per le due sconfitte consecutive. Già nel post Trapani, dove non avevamo alibi, non abbiamo voluto dare alibi a nessuno, tantomeno il sottoscritto. Ci dà molto dispiacere per noi, per i nostri tifosi, ma per la prestazione che tutto sommato non era da buttare stasera. Non credo che la Salernitana, occasione da gol, sia stata inferiore all'avversario.